Ciao ciao. Welcome, io sono Mister Motispiegò. Sono felice di averti qui. Alla fine del video non mancare di vedere una piccola e simpatica sorpresa. Puntata del 10 gennaio. Alessandro è uscito con Gemma Galgani e Paola. Sembrerebbe che non avrebbe raccontato la verità in merito alla notte trascorsa con Paola. Ecco perché durante la puntata c'è stata un'accesa discussione tra l'Alessandro e la Paola, che ha dichiarato che i due avevano fatto l'amore e lui non lo avrebbe detto per secondi fini. Il cavaliere pensa che la dama ha organizzato il tutto. È intervenuto Gianni Sperti, che dopo aver sentito le parole del cavaliere cambia idea dicendo che ci sarebbe qualcosa che non torna. Non poteva mancare la tremenda Tina Cipollari, che rivolgendosi a Gemma le dice che è stata la cosa più vergognosa, che è rimasta senza parole e sorpresa, e le chiede: ma cosa speri? Come finirà questa intrigata vicenda? Boh. Scrivimi nei commenti un tuo pensiero. Amica o amico, sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio. Non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. Vediamo se funziona. Mi hanno detto che per prendere più likes devo mostrare la tartaruga. A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni. Un saluto da Mister Motispiegò. Il cavaliere bianco e il cavaliere nero fanno a duello. Il cavaliere nero ammazza il cavaliere bianco, ma il cavaliere bianco c'aveva tre figli, tutte e tre sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero le ammazza a tutte e tre, mosti i tre figli, c'avevano tre figli per uno. Tutti e nove sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero le ammazza a tutti e nove, mosti i nove figli, c'avevano tre figli per uno. Tutti e 27 sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero le ammazza a tutti e 27. Mosti e 27 figli, avevano tre figli per uno. Va bene, basta, abbiamo capito. Dice la morale della storia. Lui, ok, ok. La morale è che al cavaliere nero non gleda e vi rompe il cazzo. Ciao ciao. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.